Ragazzi, e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi, ragazzi, sarà un video di video acquisti. Mi sono arrivati due pacchi da IBS. Allora, uno contiene 5 edizioni. In un video precedente avevo detto 6, 7, ma mi sono sbagliato. Ero convinto anch'io che fossero 6, 7 edizioni. Invece ce ne sono 5 all'interno. Invece, nell'altra è contenuto solo un'edizione. Allora, io aprirei prima il pacco da 5, in quanto anche poi mi è arrivato ammaccato di qua. Addirittura ha rotto, tagliato il cartone, quindi boh. Io non lo so, questi corrieri, questo è arrivato tramite SDA. Adesso andiamo a vedere se l'interno è danneggiato, perché oltretutto c'è del materiale all'interno. Si può solo danneggiare, adesso capirete il perché. Però allora, ragazzoli, pluriball, adesso vediamo che non ci siano surprise. Dobbiamo sperare. Allora ragazzi, adesso cavo le edizioni, vediamo. Una smaccazzata qui, boh, non lo so. Adesso le andiamo ad aprire una alla volta e poi andiamo a visionarle tutte quante. Okay. All'interno codici sconto. Allora, io partirei dalla prima, che mi sembra quella che ha preso la botta, perché le altre mi sembrano tutte integre. Allora, ve le faccio vedere una alla volta, sono tutte steelbook, finalmente. Allora, la prima è quella di Bullet Train, steelbook 4K. Adesso la andiamo ad aprire, dico che però non sono convinto che abbia preso una botta, perché la vedo tutta bella gonfia, cicciotta, però per me non è una ammaccatura, per me c'è un qualcosa dentro. Adesso comunque la andiamo a incidere e la andiamo a visionare. Dopo ho le protezioni. No, no, infatti, no, no, avevo paura che avesse preso una botta. Invece, comunque, c'ha la sua fascetta. Più che altro che questa non mi entra nella protezione. Non entra nella protezione perché è così grossa. Non c'entrerà neanche a morire. Allora, perché ci sono, è vero, le cartoline. Ci sono le cartoline. Allora, andiamo a sfilare intanto il flare e andiamo a guardare la steelbook. È veramente, veramente bella. Allora, pacco che ho preso col 30% di sconto, quindi tutto quello che sarà contenuto, che è contenuto in questo pacco, ho pagato il 30% in meno. Intanto vi faccio vedere il back artwork, molto molto bella, bella questa steelbook, veramente. Allora, rispondo a qualcuno che mi dice non ti piacevano le steelbook, rispondo sì, le steelbook non mi fanno impazzire, però avendole pagate il 30% in meno, alla fine l'edizione liscia costa, mi sembra, sui 19,90, sto parlando di questo film qui, io mi sembra di averla pagata appena 20, 23 euro, 22 euro, per 2-3 euro in più. Insomma, ovviamente se posso prendere la steelbook preferisco prenderla. Adesso andiamo a vedere anche l'interno, film che non ho visto, non sono andato a vederlo al cinema, ho sentito parlare bene di questo film, molto bene di questo film. Adesso vi faccio vedere anche la serigrafia dei due dischi. Uno, il nostro Bad Brad Pitt. Uno, adesso andiamo a vedere l'altro. Questo dovrebbe essere, questo è il 4K e l'altro invece il Blu-ray disc. Perfetto. Allora, prima steelbook l'abbiamo mostrata, molto bella. Adesso andiamo a vedere le cartoline, però. Qui abbiamo anche i flare, senza collo, senza niente. Che bello, non mi sembra vero.
andiamo a vedere anche le cartoline. Tengo anche la fascettina, dopo gliela rimettiamo, ma vedremo di utilizzare un'altra protezione, perché Steelbook, nelle protezioni della Steelbook, quella con queste cartoline dietro non ci sta sicuro. Allora, andiamo a vederle. Sono tutte molto belle, ragazzi. Molto belle. Tutti i personaggi principali del film. Vedete, tutte lucide. Delle ottime cartoline, sono veramente tantissime. Questa è la prima. Quindi, allora, le conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben 9 cartoline, quindi edizione pagata 20, 22, 23 euro, forse 23. Dai, la Steelbook, le cartoline, cosa vogliamo di più? Questo prezzo, ovviamente prendo le Steelbook. Forse se avessi dovuto pagarle tutte il prezzo pieno, forse non le, forse avrei scelto la classica Marei, o forse no, boh. Non lo so. Comunque, passiamo a un'altra Steelbook. Ho acquistato, ragazzi, la Steelbook di Top Gun Maverick, sempre 4K. Adesso andiamo ad aprire. Film che mi è piaciuto veramente tantissimo. Film che ho visto al cinema, ma veramente. Ho sentito molta, molta nostalgia, ho sentito a vedere ovviamente Tom Cruise, ma anche Val Kilmer, film che mi ha curato, poi film molto, molto bello. Adesso andiamo un po' a vederla. Ovviamente anche questo l'ho pagato col 30% di sconto, quindi anche questa pagata 20, 23, 24. Allora andiamo a vedere anche l'interno, poi sganciamo i dischi. Anche qui disco 4K e disco Blu-ray. Andiamo a vedere anche l'interno della Steelbook. Bellissima. Il primo mi è rimasto nel cuore, ma mi rimarrà anche questo sicuramente. E questa, ragazzi, è la bellissima Steelbook 4K di Top Gun Maverick. Anche qui abbiamo il flare senza colla e senza adesivi. Adesso la riponiamo qua. Cerchiamo di non fare troppo casino. Ok, andiamo avanti allora. Allora vi faccio vedere questa edizione qua della 4 Cult per qualche dollaro in più. Allora, sono riuscito a recuperare anche questa edizione qua, pagata poco anche questa, ovviamente. Recuperate proprio il 29, ho fatto l'ordine. Il 29 novembre ho fatto l'ordine e mi sono arrivate proprio oggi, giorno in cui faccio il video. E oggi è il 5 di dicembre, lunedì 5 dicembre. Quindi ho proprio aspettato l'ultimo giorno per recuperare queste bellissime edizioni. Allora, tanto andiamo a vedere la slip, molto molto bella, ragazzi. Adesso qui non, cioè non si vede nulla, ma veramente in linea con tutte le altre slip sempre della linea 4 Cult. Bellissima. Andiamo a vedere anche dietro. Non so se si veda. Ecco, forse un po' di riflesso qui.
con tutte parti in rilievo, lucide, una bella edizione veramente. Allora, andiamo a vedere la Marei, un'occhiata alla Marei. La apriamo e dentro abbiamo tre dischi. Adesso questa la cavo un attimo perché ve la faccio vedere dopo. La card, allora, film in 4K, film in Blu-ray e disco Blu-ray di contenuti speciali. Bella edizione, ma ovviamente lo sapevo già. Allora, card numerata. In 1500 pezzi, questa è la 1028. Scusate per il riflesso, ma non ci posso fare nulla. E questa è l'artwork della carta. Bellissima. Allora, passiamo all'edizione dopo. Quindi altro 4K. Qui invece abbiamo una trilogia, dovrebbe essere Ya. E ho comprato la trilogia in 4K di Ringu. Quindi abbiamo Ringu The Ring, The Ring 2 e Ring 0. Questi sono i giapponesi, gli originali giapponesi. Poi dopo è stato fatto film The Ring, per il quale è uscita anche una steelbook che non ho ancora recuperato, però si calerà e arriverà a un prezzo decente. Adesso è, mi sembra, 25 euro. Mi arrivassero delle scontistiche da IBS, magari la recupero lì. Ok, vi faccio vedere la steel, che ha questo bellissimo alloggiamento stupendo. Io amo questi cartoncini nel quale va ad infilarsi, ad incastrarsi l'edizione. Andiamo a vedere intanto gli artwork. Mi sembra in collezione di avere, forse ho in DVD giapponese o The Ring. O Ringu, non mi ricordo se ne ho Ringu 0, boh. Qui abbiamo i vari film, quindi disco 4K, disco Blu-ray, poi ok, perfetto. Se vi mostro tutti i dischi. Ok, 4K e Blu-ray, più qui abbiamo The Ring 2 e questo è Ring 0. Adesso andiamo a sfilare anche i due dischi perché voglio vedere l'interno anche dell'edizione. Quindi edizione, ragazzi, a dischi. Internamente non è che ci sia nulla all'interno. Non ci sono artwork, non c'è nulla. Magari mettiamo tutto quanto. Ragazzi, questa è la steelbook di Ringu. Ringu 1, Ringu 0, Ringu 1, Ringu 2. Allora, andiamo a vedere anche il resto del materiale che è presente all'interno dell'edizione con questa bellissima card, edizione della Midnight Classic. E poi c'è anche questo kit. Adesso mi dargli una sfogliata veloce.
quindi ho la possibilità di andarmeli a vedere tutti e tre, ne avevo visto solo uno. Finalmente li abbiamo tutti e tre in un'unica stilla, quindi tutta la collezione. Perfetto, bella edizione ragazzi, bella. Anche questa pagata mi sembra 48 euro in sconto. So che è arrivata anche su Amazon. Dopo per varie cose che sono successe non sono riuscito ovviamente andarla a recuperare su Amazon e l'ho recuperato comunque su IBS. Vabbè, adesso non riesco a far entrare la cartolina che non so, picchia da qualche parte. Ecco, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Comunque, edizione anche questa che vi consiglio. Aspettate perché adesso mi sembra tornata sui 67 euro, però se è andata giù ed è arrivata a 48 euro. Prima o poi, se non va sold out, ci arriverà. Adesso, ragazzi, edizione che mi ero proposto di non acquistare, però non ce l'ho fatta perché sono un amante del film e me lo sono riguardato proprio questi giorni in DVD. E ho acquistato, ragazzi, la Steelbook 4K di Rambo. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta, l'ho recuperata. L'unica cosa che mi rimane un po' qua è non aver preso l'edizione Zabbi. La Collectors di Zabbi non sono riuscito. Me la sono dormita più che altro. E quello è un pezzo che vorrò recuperare perché a un amante di Stallone come me non può mancare. Adesso è andato a cifre veramente spropositate. Allora, qui ragazzi, questa Steelbook è limitata a 1000 copie ed è la numerazione riportata sul flyer. La trovate proprio qui. La mia è la numero 200 di 1000. Allora, anche qui vedete l'alloggio come dovrebbe essere sempre, secondo me, le Steelbook. Secondo me la loro morte è quella. Andiamo a vedere questa Steelbook perché veramente merita. Allora, Stallone, scritto con questo rosso sangue, anche, vedete anche il sangue sulla, qui vicino all'occhio, tutto lucido, la scritta First Blood, primo sangue, tutta marchiata, tutta lucida, è veramente bella. Qui si vede benissimo così. Andiamo a vedere anche il back artwork, adesso ve la apro così. Anche un libricino, ecco ragazzi, ecco qui la Steelbook nella sua completezza. Vi faccio vedere anche i dischi dove c'è sia il Blu-ray che il 4K e Blu-ray. Adesso sfiliamo anche i dischi che andiamo a vedere anche l'interno di questa Steelbook perché mi sembra che sia il primo video che ho fatto dove mostro solo Steelbook, mai fatto, con tutti i video che ho fatto, è la prima volta, mai, mai successa una cosa così. Bellissimo anche l'artwork interno. Spero di non ammalarmi anch'io con le Steelbook perché non posso permettermi di prendere anche questa malattia, ne ho già tante. Sarebbe veramente un suicidio. Andiamo a vedere anche il booklet che riprende gli artwork della Steel. Anche tutta carta lucida, bello, cioè veramente bello. Il nostro stallone SB. Colpa tua, Sebi, se mi è venuta la Steelbook mania. Beh, molto grosso. Quante pagine ha? 30, no, 30, 42, 47 pagine, ragazzi, 47 pagine, quindi
questo librettino di 47 pagine con le scene iconiche del film. Andiamo veloci, perché siamo a metà. Film che ancora oggi, guardato 2 o 3 giorni fa, è veramente bellissimo, veramente bellissimo. L'unica cosa che mi ha dato fastidio, se devo dire la verità, è il colonnello Trautmann. Quello veramente mi ha, non lo so, un ruolo secondo me inutile. L'ho chiamato ed è apparso. Sì, mi inizia a dare fastidio. Mi inizia a dare fastidio. Stavolta, quando l'ho guardato le altre volte, non mi aveva causato nessuna reazione. Invece, questa volta devo dire che mi ha infastidito parecchio. Ok, perfetto. Finito, ragazzi, finito. Adesso lo reinseriamo all'interno dell'edizione, andiamo avanti, perché sennò questo video viene veramente troppo lungo. Però sono contentissimo di essere riuscito a recuperare questa steelbook. Allora, ok, allora adesso andiamo a aprire il secondo pacchetto. Allora, vi spiego perché non ho acquistato tutto assieme. Allora, come sapete, ogni 200 euro IBS vi riconosce un Epic Card da 10 euro. Quindi ogni 200 euro che spendete loro vi danno indietro 10 euro, che non sarà tanto, ma siccome non vi regala niente nessuno, al giorno d'oggi 10 euro sono sempre ben accetti. E quindi mi sono ritrovato, dopo l'acquisto di quelle steel, questa Epic Card da 10 euro, cosa prendo, cosa non prendo? Molto pluriball, che poi non è pluriball, è, non so come si chiami, Air Plus. Floss, c'è scritto I Floss, ce n'è in abbondanza dentro, perché essendoci in edizione sola, con uno scatolone così grosso poteva prendere delle botte e si poteva rovinare. Ho comprato, ragazzi, un'altra steelbook, e ho preso la, ragazzi, la steelbook di A Sexy Horror Story, anche questa della Midnight Factory. Adesso l'andiamo ad aprire e andiamo a vedere cos'è contenuto. Anche questa è una bella edizione, anche questa mi è stata consigliata da Sebi, che ha detto il film te lo devi vedere, te lo devi comprare. E vabbè, e ho detto compriamoci pure questa, anche questa alloggio che piace a me. Bella anche la steel. Veramente bella. Ok, adesso andiamo a vedere cosa è contenuto all'interno. Scegliamo tutto, andiamo a vedere i dischi, disco 4K e disco Blu-ray. Li andiamo ad estrarre. Ok, andiamo a vedere anche l'interno. Ok, andiamo a riporli. Questo cos'è? Il Blu-ray, che lo mettiamo qua dietro, perché tanto andrò a vedere in 4K. Ok, all'interno c'era. Allora, questa è una pubblicità di una limited edition. E vabbè, interessa più di tanto. E c'è un non ci interessa. Andiamo a vedere il booklet molto velocemente. E siamo all'ultima pagina. Eccoci qua. Perfetto, ragazzi, anche questo
faccio rivedere tutta per intero. E anche questa è un'altra stilla che si va ad aggiungere alla collezione, quindi oggi ne ho prese ben 5, che sono veramente tanta roba. Sono veramente tanta roba. Perfetto, ragazzi, io con questo ho concluso questo video di video acquisti. Spero che i miei ultimi arrivi vi siano piaciuti. Vi ricordo sempre di attivare la campanella, di mettermi like, di iscrivervi al canale. E niente, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!